30 aprile del 2007. A Comiso, in provincia di Ragusa, veniva inaugurato il nuovo aeroporto civile. Da Roma, su un volo di Stato, arrivano il vicepresidente del Consiglio Massimo D'Alema e il ministro dei trasporti Alessandro Bianchi. Ad organizzare la cerimonia c'è il sindaco di allora, Giuseppe Di Giacomo, del Partito Democratico. Questo aeroporto che nascerà e che tra qualche mese sarà pienamente operativo. Verrà un grande aeroporto, la pista è bellissima e penso che certamente quest'area saprà giovarsi di questa grande infrastruttura. 5 anni dopo, la grande infrastruttura di Comiso, costata 50 milioni di euro, è ancora così. Niente decolli né atterraggi. E a parte quel volo che ha portato D'Alema, qui a Comiso aerei non se ne sono mai visti. Nell'aeroporto invece sono spuntate di recente Porsche e Ferrari. È il 3 dicembre 2011 e i ragazzi della fabbrica di Niki, il movimento per la buona amministrazione che fa riferimento a Niki Vendola, riprendono un gruppo di persone che usano la pista dell'aeroporto per provare la velocità delle proprie auto. Tra loro, con il maglione verde, in qualità di padrone di casa, c'è Giuseppe Alfano, attuale sindaco di Comiso e consigliere di amministrazione della SOACO, la società di gestione dell'aeroporto. Il comune di Comiso detiene il 35% della SOACO, che fino ad oggi ha gestito poco o nulla, ma che continua a spendere soldi per pagare consiglieri di amministrazione e revisori dei conti. Il caso della SOACO non è un caso isolato. Secondo uno studio recente della UIL, le aziende partecipate da comuni, province e regioni d'Italia sono circa 7.000. 7.000 aziende, dalla più piccola alla grande, da chi fattura qualche migliaio di euro a chi invece muove milioni di euro. E che tipo di aziende sono? Di cosa si occupano? Sono un terzo, erogano servizi, quelli che forniscono il gas, l'acqua, trasporto. Poi c'è una grande fantasia italica che opera intorno a questo mondo, dalla promozione dell'arte contemporanea piuttosto che la gestione di fantomatici a volte aeroporti, insomma vere e proprie strutture con finalità non sempre strategiche per l'economia del paese. Nel loro complesso costituiscono una riserva straordinaria di posti di comando, se si considera che solo per quel che riguarda i consigli di amministrazione si parla di oltre 19.000 persone, che incassano indennità e gettoni, anche quando la società non svolge di fatto alcuna attività. Secondo lo studio del sindacato, accade in almeno 500 società in tutta Italia, compresa la SOACO di Comiso. Giuseppe Di Giacomo, il sindaco dell'inaugurazione con D'Alema, oggi è consigliere della regione siciliana e in ricordo dei trascorsi politici comisani ha nel suo ufficio una bacheca con tante foto. D'Alema, io e Bianchi. Quella scena lì è quella dell'inaugurazione dell'aeroporto. L'inaugurazione di dove si vede qui la costruendo l'aerostazione, insomma, è la folla enorme. Vedere le immagini di quel giorno oggi è un po', sono un po' grottesco, no? Completamente fuori. Perché si vede appunto tutta questa grande pompa magna, discorsi tra qualche mese apriamo e poi sono passati 5 anni di fatto. Ecco, perché è passato tutto questo tempo? È passato tutto questo tempo perché se lei non si impegna può slittare di anni e le cose si stagnano. Quindi lei dice che è la colpa dell'amministrazione che l'ha succeduta, eh? Ma questa è una cosa del dominio pubblico, eh? Non è una maldicenza dell'avversario politico, no? 80.000 euro spesi per una cerimonia che non ha inaugurato un bel niente. Anni di ritardo nella costruzione dell'aerostazione. L'ex sindaco Di Giacomo si lava le mani e dice che la colpa è del suo successore. Poco prima che lei si insediasse, alcuni mesi prima, c'è stata una cerimonia di inaugurazione. Sono passati 5 anni e l'aeroporto non è ancora aperto. Allora, lei è persona, oltre che giovane come me, anche molto intelligente e sveglia. Questo è l'aeroporto dei tempi di D'Alema, per intenderci. È la cartolina di auguri che il mio predecessore mandò a dicembre del 2007. Dove lo trova l'aeroporto, per favore? Qui c'è una pista aeroportuale asfaltata. Questo era quello che c'era al momento del mio insediamento. Fu fatta una cosa politica perché dopo qualche tempo ci sarebbero state le elezioni provinciali e le elezioni regionali. Questo fu nient'altro. Il giorno dell'inaugurazione con D'Alema l'aeroporto non esiste ancora, ma
Ma la SOACO, la società che secondo il progetto del comune dovrà gestire l'aerostazione, è già stata costituita e in attesa del completamento dei lavori spende soldi. Si arriva intorno ai 150.000 euro di spese per appunto le attività del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, che però fondamentalmente non fanno nulla, tant'è vero che il fatturato è pari a zero e viene indicato nel bilancio un unico dipendente part time. Una cifra di partenza abbastanza cospicua ha prodotto degli interessi che in qualche modo hanno consentito che non si erosi il capitale iniziale. Certo, prolungandosi per tutti questi anni, poi producono un relativo spreco di risorse che insomma potevano essere finalizzate meglio. Oggi noi spendiamo molto meno di quello che spendeva la SOACO quando non era nemmeno ancora in procinto di poter avere l'aeroporto. Così, mentre il sindaco del PD e il sindaco del PDL si rilanciano la palla sulla responsabilità di 5 anni di sprechi, il comune di Comiso affonda. Allora, come disavanzo di bilancio siamo a circa 12 milioni di disavanzo emergente nel 2011. Quello che emerge è un deficit di cassa di circa 24 milioni di euro, che di fatto è quello che costringe l'ente a dichiarare lo stato di insolvenza e di dissesto finanziario. Comiso rischia il fallimento e proprio di questo, in questi giorni, si discute in consiglio comunale. La realtà è quella che ci abbiamo il conto in casa, caro sindaco e caro presidente, il morto in casa da parecchie mesi. Credo che il sindaco, invece di fare Ponzio Pilato, responsabilmente si dovrebbe assumere la responsabilità e non dire siamo qui, c'è questo, quello che volete fare fate, tanto a me non me ne frega nulla. E se non frega nulla al sindaco, perché dovrebbe fregare di più ai consiglieri che non hanno l'1% delle responsabilità che invece ha il sindaco? E oggi lei fa fallire la città di Comiso, non lo vedete? Ma poi li vedremo, però intanto lei oggi convoca il consiglio perché viene a dire qui al consiglio comunale che ha fatto fallire la città di Comiso. Secondo l'opposizione, la responsabilità del fallimento è tutta del sindaco. Ci sono state delle spese folio, comunque abbastanza difficilmente comprensibili. Ma la prima è la questione questa degli staffisti, cioè? Li chiamano staffisti, noi li abbiamo chiamati portaborse, dove ogni assessore, quindi ogni componente della giunta, è stato dotato di due figure, di due persone, quindi 7 assessori, 7 e 7, 14 staffisti, 14 portaborse. Ci sono costati, dico anche quanto, circa 130.000 euro. 130 l'abbiamo fatto per euro. Un anno e non l'abbiamo più fatto. Perché ecco, ma perché l'avete fatto? Perché ritenevamo che potessero essere d'aiuto nella gestione di alcune attività dell'amministrazione. Però 130.000 euro per 14 assistenti di 7 assessori di un comune di 30.000 sì, abitanti. E io le chiedo, come mai abbiamo pensato di fare 300 contrattisti prima del mio insediamento che ci sono costati 3 milioni di euro l'anno? E invece fare la ricamatrice, pagare la ricamatrice 1.300 euro al mese per 5 anni? Le sembra una cosa normale? Noi abbiamo avuto al soldo del comune per anni l'avvistatore di incendi o il responsabile delle fontane. Cioè, una ricamatrice, pagata dal comune per realizzare ricami a punto croce sfilato, l'avvistatore di incendi, i portaborse degli assessori. A destra e a sinistra, a Comiso, non si è badato a spese. Il sindaco Alfano è un sindaco che viaggia spesso, va sempre a Roma. A questo di qua si aggiunge anche altre missioni, una per tutte in Paraguay. Il sindaco va in Paraguay. Che ci è andato a fare sì, in Paraguay? Allora, in Paraguay, la missione in Paraguay è stata organizzata perché in quel posto in cui siamo andati c'erano due comunità particolarmente nutrite di comisani. Di un Paraguay, c'erano comunità sì, di comisani. Il ministro degli esteri paraguayano era di origine comisana. E che motivo c'era di andarla a trovare? Miss Italia del mondo di quell'anno era di origine comisana e quindi più questo cioè, miss, in più Paraguay il ministro era paraguayana la Miss Italia di origine comisana, si chiama Migliore di cognome. Senta, ma è vero che in 3 anni di amministrazione lei ha 340 giorni di missioni? Cosa? Che in 3 anni della sua amministrazione di sindaco lei ha 340 giorni di missione? No, assolutamente no. Eppure basta sfogliare i documenti del comune ed ecco cosa si trova. Copenaghen, Dublino, Charleroi, Bruxelles,
e poi Torino, Rimini, Milano, Roma e così via. Su 3 anni e mezzo di mandato, il sindaco e la sua giunta sono stati in trasferta a spese del comune per 380 giorni, spendendo oltre 70.000 euro. E quanto è costato chi mi ha preceduto? Se va a vedere i rimborsi spese fatte dal mio predecessore, troverà diverse fatture per 1.100, 1.200, 1.300, 1.500 euro a notte in alberghi a 5 stelle. Uno fra tutti, l'Hotel Hustler di Roma, che forse lei conoscerà ancora meglio di me. Così come troverà missioni dal 23 al 25 di agosto in concomitanza con Umbria Jets, il sindaco con la moglie, ma lasciamo stare questa cosa. In effetti, se il sindaco Alfano viaggia abbastanza, l'ex sindaco di Giacomo ai suoi tempi non era da meno. Un viaggio a New York, uno all'Umbria Jets e così via. Alla fine di questi 9 anni di amministrazione di destra e di sinistra, tra spese ordinarie, spese straordinarie e debiti di gestione, il comune, per evitare il dissesto, deve trovare 24 milioni di euro. No, il dissesto, va bene, sì. Ma no, il dissesto non ora, non ora, non ora. 2 anni, 3 anni fa, quando si facevano le feste in piazza, quando si facevano le feste dello sport, allora sì, no, il dissesto. No, no. Quanto è inevitabile, perché quello che è stato fatto bisogna pagare. Il dissesto c'è, è il Consiglio Comunale, dopo che il dissesto è stato dichiarato dalla Giunta, dal Ragioniere Capo, dalle revisioni dei conti. Ma come lo deve parare il dissesto? Vogliamo una vita normale? Vuol dire? La vita normale per ricevere gli stipendi ogni fine mese. Ci sono per esempio dipendenti di cooperative di assistenza che quindi erogano servizi per conto del comune che non vengono pagati da 16, da 18 mesi. Lei quanto guadagna? Io 1.200, 1.300. Ecco, e nei mesi nei quali non prende lo stipendio come fa a fare la spesa, a mangiare, a pagare l'affitto? No, vai a San Vincenzo. Va da San Vincenzo? Sì. Cioè va insomma, a chiedere l'elemosina. Con tutta la dinamica che lavora. E mentre dipendenti e cittadini fanno i conti con il fallimento del proprio comune, il sindaco Alfano finisce sui giornali per l'utilizzo fantasioso della pista dell'aeroporto mai aperto. Senta sindaco, la vicenda delle Ferrari e delle Porsche che sfrecciavano sulla pista dell'aeroporto com'è andata? Una bella montatura giornalistica in cui siete caduti un po' tutti quanti, a tutti i livelli, poi cioè? voglio dire, no, perché è una cosa che non è stata rappresentata come una specie di corsa clandestina nell'aeroporto, in realtà non è assolutamente così. E come sono andate le cose? Dovevamo solo vedere la logistica per la realizzazione di un evento che vogliamo realizzare in primavera e si potrà realizzare solo una volta, perché si può fare. È un raduno di auto sportive, prevalentemente sarebbero state Ferrari. Poi venne allora in mente, sulla base di questa cosa, che poteva essere anche ipotizzabile come evento di beneficenza, cioè facendo incassare al comune da destinare poi ai servizi sociali l'introito di questa cosa, fare anche una prova di accelerazione sulla macchina a pagamento. Ah, quello sta raccontando, per prendere 2,75 mi sono dovuto fare tutta la pista. Le devo dire che questa cosa mi ha amareggiato, ma mi ha amareggiato non perché ci fosse qualcosa di scabroso in quello che è stato fatto, ma perché, ripeto, mi sono sentito sotto accusa per una cosa che secondo me poi non era così grave. Come se io avessi utilizzato questo aeroporto per fare i miei passatempi personali, cosa che non è, né miei né dei miei amici. Assolutamente. Non è stato così. Assolutamente no. Guardi, io non so se lei ha la capacità di leggere negli occhi di chi ha di fronte, ma spero che riesca a cogliere la mia assoluta franchezza quando le dico questo. Non è stato fatto nulla di scabroso né di violento nei confronti di questa città o dei suoi concittadini.